Il principe Carlo ha parlato di suo nipote ed erede, il principe George, in un appello molto appassionato alle giovani generazioni. Il principe Carlo ha menzionato suo nipote di 8 anni, il principe George, in una clip di lancio del film COP26, Nelle tue mani. Il principe di Galles ha raccontato come il figlio maggiore del duca e della duchessa di Cambridge stia imparando a conoscere il cambiamento climatico e l'impatto devastante che sta avendo sul pianeta. Nel video, pubblicato oggi come debutto del film Sky della durata di 30 minuti. Si vede il principe di Galles con in mano un globo luminoso che rappresenta il pianeta Terra. Parlando al pubblico target del film, bambini e adolescenti, ha detto, sono abbastanza grande per avere un nipote. Come te, sta imparando come il cambiamento climatico stia causando le grandi tempeste e le inondazioni, la siccità, gli incendi e la carenza di cibo che abbiamo visto in tutto il mondo. Nel breve video, il principe Carlo ha anche parlato di come si è reso conto, da giovane adulto, che l'umanità stava mettendo troppa pressione sul pianeta. Menzionando il suo impegno di 5 decenni per la causa ambientale, ha detto, quando avevo la sua età, la gente non aveva idea del danno che stavamo facendo. Ma quando ero un adolescente, ho iniziato a vedere che se non avessimo smesso di inquinare il nostro pianeta, avremmo affrontato un futuro davvero molto pericoloso. Questo è il motivo per cui ho passato così tanto della mia vita a cercare di avvertire che dobbiamo operare in modi che possano far prosperare la natura, non soffrire. Abbiamo dimenticato che dobbiamo restituire alla natura tanto quanto prendiamo e tu hai un ruolo importante da svolgere in questo. Presentando il film, disponibile su Sky News, Sky Kids e Now, ha aggiunto, ecco perché sono lieto che in questo film ascolteremo 6 giovani attivisti per il clima provenienti da 6 diversi continenti che hanno visto tutti l'impatto del cambiamento climatico dove vivono e hanno idee su ciò che deve essere fatto per aiutare il pianeta a tornare in salute. Le loro voci sono importanti, e anche la tua. Il tuo futuro dipende dal futuro del pianeta.